Tunisia, we think it is more good if we move to Europa. In city Kasserine, much people die in the last days of President Ben Ali because everything starts from city, my family Kasserine. More 62 persons. I have friends die. I have many friends to me die in city Zuhour in Kasserine. The police killed them. Stay 4 days in the sea, and after that I stay in Lampedusa, and I am here now. I am 21 days here. C'est trop dangereux. Je conseille jamais personne de faire la même chose parce que si maintenant ils me donnent de l'argent, ils me disent vas-y faire la même chose, il revient. Non. Même s'ils me disent tu vas avoir un travail en Italie et faire ce voyage en bateau, je dis non. Qui voulu la police donner la permission. Moi, je vais partir là-bas et la Rome, là toute Italie. Capito? Maintenant, permesso no. Ça fait non, c'è soldi. Non c'è soldi, non permis. Si la police Italie. E che cosa fai? Everybody. All people will get this permessi, so sure they will give it to us. Praticamente la situazione attuale è che chi non ha, diciamo, chi non dimostra di avere soldi a sufficienza non può lasciare il campo. Dice che ieri prendevano 30 euro del treno, com'era? Sì, ieri deve dimostrare che ce l'ha il soldi per andare via. Ma non è che si riprendeva? No, si prendeva solamente fare vedere il soldo. La distribuzione dei permessi è iniziata, oltretutto in pesante ritardo anche rispetto ad altre realtà come Santa Maria Capavetere. Si crea la situazione che chi resta ora qui sono i ragazzi che non hanno disponibilità economica. Cioè che continua ad esserci questa regola fatta da non si capisce chi, per cui, secondo cui, insomma, chi non ha questi 30 euro non ha il permesso. Siccome fra l'altro sui loro permessi la data di rilascio e quindi l'inizio del conto dei 6 mesi parte dal 12 aprile, oggi siamo a 22, forse insomma è il caso che inizino a far capire qualcosa. Speriamo che comunque entro oggi e massimo domani, insomma, per tutti finisca bene. Dubbi ancora, anche come ti dicevo prima, cioè sul discorso quello del trasporto di forzato con questi pullman, cioè noi siamo corse perché pensavamo che li mettessero su un pullman destinazione ignota, perché loro hanno fatto mille domande ma non gli è mai stato detto quasi niente. La cosa strana, sai qual è? Facciamo per ipotesi che lui volesse rimanere qui a Manduria perché ha fatto le amicizie e magari ha trovato qualcuno che lo può inserire nel lavoro. Perché questi li stanno mandando via, se lui vuole restare a Manduria? Ecco, questo è da chiarire, semplicemente questo. Stanno facendo lo stesso identico errore dell'inizio, che non li informano su quello che sta succedendo. Cioè, non sono burattini, salite sul pullman, vi portiamo. Cioè, organizzateli, metteteli in gruppo e informateli su questo. Semplicemente questo. E allora stanno un po' tesi perché non sanno dove stanno andando. Metti caso che questi li rimettono di nuovo sulla nave e li riportano via. Loro non lo sanno. You are free. They give you your permessi and you have to move if you have money or not. So you are free. You are more free.
because before they tell us you have to come and wait behind the police office, and they ask us about people who've got money or not, the 30 euro. But now they changed the system and they make again a list if you see your name, so you have to take your permessi and you are free, so you can move as you like. Le permessi, sir? Le permessi? Le passeport, le permessi, sir? Si. Si, le permessi. Ok. Abbiamo solo saputo tramite conoscenze nostre che quelli che erano già partiti con il pullman erano arrivati a Roma. Diversi pullman erano arrivati a Roma, si parlava anche di altre destinazioni tipo Pescara, Milano. Però, cioè, noi volevamo capire, è possibile che tutti vogliono andare a Roma? Cioè, non è che ce li state mettendo voi su questi treni obbligatoriamente e li state portando a Roma? Cioè, chi vuole è libero di poter andare? Cioè, questa è una cosa che abbiamo capito poco tempo fa, quando siamo arrivati e li abbiamo visti qua. Ma quindi è obbligatorio prendere questo pullman? Sì. Sì, no, c'è un nostro amico che sta sul pullman e non può scendere. Difatti sono venuto qui a salutarlo, ma non... Non sai come andrà a finire. Eh no. Cooperativa che ha gestito i servizi come i pasti caldi e la pulizia del campo e la Connecting People. E io penso che vada fatta una riflessione anche poi sul costo di questa struttura. Una struttura che dal nostro punto di vista è stata messa su in fretta e furia, ma senza garantire almeno nella prima settimana i livelli minimi di decenza, no? per gli ospiti, per i migranti che erano nella struttura. Questo si collega un po' all'ottica generale della vita del campo, nella quale c'è l'apporto e l'assistenza a tutti questi ragazzi dal punto di vista giuridico e dal punto di vista appunto proprio del bisogno anche medico, corporale, è stato totalmente insufficiente. Cioè, la situazione attuale continua ad essere che le istituzioni in qualche modo abbandonano questi ragazzi al proprio destino e si occupano in maniera assolutamente parziale delle problematiche di questi ragazzi. Questo è gestito dalla questura, dalla prefettura, comunque è centralizzata la gestione del campo, ovviamente. E ripeto, quindi anche i comuni di Ore di Manduria non hanno granché voce in capitolo. Lì è il governo nazionale che tramite il Ministero degli Interni poi gestisce tutta la situazione. Questo è un posto appunto dove, cioè, in realtà l'idea che mi sono fatto io è un posto, chiaramente è un'istituzione totalitaria, come può essere un manicomio, come può essere un carcere, eccetera, eccetera, dove ci sono delle dinamiche che si ripetono come succedono lì dentro. Però in realtà non è tanto il posto, cioè nel senso non è tanto dentro il problema. Il problema è appunto fare il più soldi possibile. C'è stato l'allaccio elettrico, l'allaccio della fogna, l'allaccio si è costruito un campo da 2 milioni di euro in un giorno e mezzo. È molto più simile, quello che dico io sempre, all'Aquila piuttosto che al Tremoso. Cioè la gestione del terremoto dell'Aquila è stata questa. Le tende sono queste, i bagni sono questi. Le ditte non sono queste perché le ditte che stanno lavorando qua sono locali, anche loro senza gara di appalto non lo sono venuto qua a lavorare, quindi cioè, la gestione è questa, la gestione emergenziale per fare soldi, i soldi che dovrebbero arrivare dall'Europa, cioè chiedono i soldi all'Europa, hanno fatto questa furbata nel primo giorno, tanto sanno che loro se ne vanno tutti in Francia, quindi non sarà un problema più dell'Italia ma della Francia, che fra 6 mesi chi lavorerà, chi non lavorerà. All'inizio facevano scappare tutti perché chiaramente come quando succede, quando arrivano queste ondate migratorie grosse, che poi parliamo di 25.000 persone, quindi grosso non è, però l'idea è sempre quella di far passare più persone possibile clandestine per foraggiare il lavoro nero. Il servizio mensa era scadente e ci hanno anche fatto vedere i pasti, peraltro abbiamo potuto constatare questi pasti rancidi. Ci hanno detto che non avevano l'acqua calda per fare le docce, che non c'era la luce. Quindi soprattutto nella prima fase
Insomma, c'è stata una gestione davvero molto discutibile e pressapochista. La mensa fa schifo, cioè questo è poco ma sicuro, una mensa che fa veramente schifo. Fa schifo, ma, fa schifo perché chiaramente se un piatto costa 10 euro, io dico allo Stato che il piatto mi costa 10 euro e ne spendo 2, ci guadagno 8. Si continua a non capire anche quale sarà, diciamo, il futuro di questo centro. Da un lato sembra che sia in via di smantellamento, i vigili del fuoco ci raccontavano che molte tende sono state portate via, però si è ultimata la recinzione intorno e soprattutto si sta dando in qualche modo sistematicità ai sistemi idrici di riscaldamento dell'acqua, il che fa presupporre che si voglia dare qualche tipo di stabilità a questo campo. Non sarebbe questa l'ennesima situazione problematica, perché una struttura del genere non può accogliere esseri umani, per giunta, appunto, come dicevo prima, che scappano dalla guerra e dalla miseria. Stasera saranno 650. Considera che prima di arrivare i permessi di soggiorno erano 1370, che in realtà c'è stata una sera che erano arrivati a 200 perché erano tutti scappati. Nel momento in cui il decreto è passato, allora hanno saputo dagli amici eccetera che tornando qui avrebbero avuto il permesso di soggiorno per motivi umanitari valido per 6 mesi, sono tornati tutti. Quello che cerco di spiegare dall'inizio, da 20 giorni a questa parte, è che il campo è un modo per fare soldi, più soldi possibili. Hanno costruito l'ira di Dio, ma non sappiamo se verranno i libici, se verranno per 5 giorni, 10 giorni e poi verranno smistate, perché comunque il patto tra regioni, stato, il patto Stato-Nazione è quello, no? Nel senso che dovrebbero smistare a queste persone nei paesi, no? Tipo Carosino, Rocco, dove vicino. Cioè dovrebbero arrivare qua, in teoria, stare 5-6 giorni qua, identificazione, e poi essere smistati e chiedere la richiesta di asilo perché vengono da zona di guerra. Si vedevano le reti bassissime, si vedeva che loro scappavano, tranne qualche episodio, diciamo, ripreso dalla televisione per fare spettacolarizzare la questione, o quei 4 deficienti di Manduria e di Oria, scusami, che facevano questa caccia all'uomo. Apro e chiudo parentesi, Oria non c'è il sindaco, quindi questi erano tutti iscritti a Forza Italia, Forza Nuova, Fiamma Tricolore, quindi stanno facendo la campagna elettorale. Tranne queste persone qua, in realtà, cioè, sono scappati in tantissimi. Considera che dovevano essere, a un certo punto dovevano essere 2400, una sera ci siamo trovati 200. Magari molti di loro non lo sapevano che sarebbero poi risultati clandestini, però chi li vedeva scappare lo sapeva invece che loro dopo sarebbero risultati come dei clandestini. Non c'era problema, scappavano tutti, andavano a prendere i treni senza problemi. Una sera, per esempio, alla stazione di Taranto c'è stato un momento in cui c'erano 400 tunisini, il sindaco è intervenuto eccetera eccetera, e sono stati tutti riportati qua. Non è assolutamente vero, noi sappiamo da loro che tutti quelli che avevano il biglietto del treno hanno preso il treno senza permesso di soggiorno. Clandestini che fuori tutti diretti alla Francia, la maggior parte chi riesce ad arrivare, chi non riesce ad arrivare. Anche questa cosa di Ventimiglia, ci hanno detto loro. Ventimiglia ci sono 7 varchi per passare dall'altra parte. 2-3 sono molto controllati, gli altri stanno la notte e si passa. Io da giornalista ho riscontrato una totale chiusura da parte della direzione del campo nei confronti della mia categoria, ma nei confronti anche degli attivisti che non hanno fatto mai mancare il loro supporto qui. E ho percepito una specie di muro di gomma, cioè anche le informazioni più banali tu le potevi reperire dopo una trafila lunghissima, e quindi è stato un susseguirsi di mezze confessioni, di informazioni sempre discordanti, cioè anche da questo punto di vista io non penso sia stata la trasparenza richiesta a un paese civile. Penso che chiunque è stato qui in queste 3 settimane ti possa confermare la stessa cosa. L'impressione è che la gestione non sia stata all'altezza della situazione. In realtà si vede proprio quanto la malafede e l'incompetenza in questo caso, come in tanti altri in questo paese, servono e siano funzionali ad altre cose. Per cui c'è sicuramente una malafede, ma c'è tanta incompetenza. Quelli che vengono da Brindisi e da Lecce, i carabinieri, i poliziotti che vengono, quando vedono le situazioni che stanno qua e come stanno gestendo la cosa, si mettono le mani nei capelli, perché sono proprio incompetenti, messi apposta chiaramente, no? Perché le tunisien vient de Tunis a Lampedusa 3 giorni o 4 giorni o 5 giorni alla plage non mangia? Perché? Per vivere, per mangiare, per lavorare, per le altre
en Tunisie, mon père et ma mère, et mes frères, mes enfants, pour donner l'argent pour travailler. Et le jour où Ben Ali s'enfuit, je t'assure, je suis sûr que le lendemain qu'il est s'enfuit, on n'avait plus peur qu'avant. On n'avait plus peur que quand il était, lui, président. Parce que le lendemain, des partis politiques et des policiers qui étaient armés avec leurs armes dans la rue et tout, ils essaient de faire peur à tout le monde pour qu'on dise, par exemple, on était bien tranquille dans l'époque de Ben Ali. Non, ça, la police. Que je veux faire. En Tunis. Aussi. Si. Comme la tâche de police. Comme la tâche de police. Elle fait comme ça pour le laisser. Elle fait comme ça pour me laisser libre. Pour laisser libre. Pas de liberté. En Tunis, voici. En Tunis. Comme la tâche de police. Tu vas faire comme ça. Oui, pour la liberté. Si tu veux vivre tranquille avec ta famille, ok, tu ne parles pas de politique. Maintenant, tu t'occupes de ton travail et tu t'en fous de la politique. Parce que si tu vas parler de la politique, tu vas avoir des ennemis. Parce que si tu es islamique, les laïcs vont être contre toi. Parce qu'ils ont peur que les islamiques vont mettre des lois. On ne peut pas boire d'alcool, on peut pas faire, on doit faire la prière et tout. La vérité, je viens ici pour la liberté, mais je ne le trouvais pas, la liberté. En campagne. Si, comme les Tunisiens, pas de liberté. Penso che le comunità di Ori, di Manduria, dei paesi limitrofi comunque abbiano dato, nella maggior parte dei casi, poi purtroppo gli stupidi e i razzisti ci sono ovunque, hanno dimostrato un grande cuore e la comprensione per il dramma di questi ragazzi. Mon premier désir c'était d'être libre pour le moment et maintenant je suis libre donc mon prochain désir c'est de construire ma vie de nouveau parce que j'ai perdu tout mes études et tout. Je vais essayer de continuer mes études soit en France ou n'importe où et après avoir un travail pas trop payé mais juste moi comme tous les jeunes demandent. Un peu d'argent pour une belle vie. Carte d'identité. Elle va rester 6 mois. Là, on est là-bas. Je suis là-bas. Je suis là-bas. Je suis là-bas. Je suis là-bas.